mobile, lo restaurano, lo mettono a reddito per un periodo di anni finché poi ritorna di proprietà pubblica. Ma sulla base del progetto approvato? Sulla base del progetto definitivo approvato. Certamente, ora io non devo vedere, devo studiare bene quali sono le modalità, perché non le conosco fino a che punto noi con il progetto approvato siamo vincolanti rispetto alla proposta, ma se poi la proposta non ci soddisfa, chiaramente no. Però io, come ho sempre detto, noi ci siamo già anche incontrati, secondo me è fondamentale la destinazione di questo piano. Cioè è fondamentale la destinazione del piano terreno. Poi ai piani superiori, secondo me, si può vedere più destinazioni, si può cambiare le percentuali delle destinazioni. Possono chiedere il comune, se adesso è disponibile, avete sentito anche quando ho fatto anche a un cambio di destinazione all'interno della valorizzazione, quindi certamente devono fare una proposta che gli dia anche un reddito per recuperare l'investimento. Però per noi rimane fermo ad oggi, poi insomma lo vedremo perché poi dopo ci sarà anche di parlare insieme, rimane fermo il fatto dell'accessibilità pubblica a questo spazio, delle piazze aperte, dei luoghi per i musei, dei luoghi per i musei, degli spazi per il quartiere, del presidio, se ancora oggi sarà possibile realizzare il presidio, non lo so perché poi i tempi sono cambiati, non so nemmeno se sarà ancora possibile, però secondo me è fondamentale un presidio in questa zona. E quindi mantenere questo spazio con certe caratteristiche.